Ciao a tutti, ciao a Marco Bonifacio, a te Giorgio. Allora, oggi, una volta che avete onorato ciò che sta alle mie spalle, no, dovrei a questo punto, fatto questo esercizio almeno spirituale, vi saluto all'impero che fu, vi do voi la parola per dibattere l'argomento di oggi. Casomai, ecco, se anche Bonifacio, cioè Marco, appunto, anche lui ha qualcosa da su un altro argomento, quindi vi lascio a voi la parola. Quindi fate voi chi vuole introdurre l'argomento, tu, Giorgio, ciò che tu hai sempre da dire. Prego. Ricordiamo a Bonifacio che sì, probabilmente è Bonifacio nono, non è Bonifacio ottavo. No. Ottavo non può essere, no? No, appunto, noi dobbiamo sempre elevare il nostro pensiero al gran Dio Priapo, è giusto, va bene? Certamente, non possiamo dimenticare la nostra storia dei priapisti. Noi siamo esponenti della religione di Priapo, del gran Dio Priapo. Bene, allora sentiamo cosa dice Marco. Marco, niente. Sentiamo cosa dice Marco in primis. Ecco, Marco, te la parola, considerazioni Marco. Da fare. Quale vuoi parlare? Quale vuoi discutere? Io ho due idee che mi vengono adesso in mente. Benissimo, dille pure. Parlando di Europa. Benissimo. Sì, bene, le due cose attuali che mi verrebbero da dire è che adesso è evidentissimo che si possono collegare tutti insieme. Che cosa? Allora, gli attacchi in Grecia, Siria, Ucraina e Cipro, quello bancario, sono degli evidentissimi attacchi diretti alla Russia. Cioè, questo ormai l'hanno capito anche gli eschimesi. Così come il Trad mesi fa, Bandara Bush, il sultano saudita. Aspetta, Marco, scusami, ma aveva anche specificato i soci che sì. Prego. Dimmi. No, c'è stato un momento di blocco, forse la linea. Diceva allora, abbiamo detto di attacchi alla Grecia, alla Siria, all'Ucraina e anche Cipro, che sono certamente attacchi di poteri forti, ovvio. E quindi più avanti. Sì, sono tutti attacchi ovviamente diretti alla Russia. Se volete vi spiego una volta il perché. Sì, certo, sono allora, d'accordo. Il vero motivo dei casini di Grecia. Sì, allora il vero motivo dei casini in Grecia e Cipro è uno e uno solo. Praticamente nel mare tra Grecia e Cipro hanno trovato una riserva di gas naturale che è veramente allucinante. Siria, vi dico solo la quantità. Siria. Sì, anche in Siria. C'entra di mezzo la Siria, non è tanto in Libano. Aspetta un attimo. Palestina. No, quello è il gasdotto iraniano, io ti sto parlando della scoperta l'ho fatto vedere anche ieri la cartina, sto parlando della territorialità di questa fonte energetica, la territorialità riguarda, c'era proprio una cartina che io ho fatto girare ieri su internet e anche attraverso Accademia della Libertà, e che riguarda strettamente la territorialità della Siria, cioè è molto probabile, parlo così per ipotesi, ma vedendo la cartina, che la estrazione potrà avvenire partendo dalla Siria, è il posto più idoneo. Poi è evidente che in un posto così c'entra di mezzo Cipro, e quindi se c'è di mezzo Cipro c'è un sacco di gente che vuole avere i soldi, se non trovano l'accordo è un altro discorso, ma comunque sì, è così, c'è la Turchia di mezzo, ci sono tutti aspetti. Sono tre discorsi differenti, sì. Sono tre discorsi diversi, due sono quella, le due location la, sì sì, lo, l'area lo so, è quella le, comunque l'area lo so, quella. Lo so, ma l'area sono due location separate mi riferisco all'area marina gas. Sì. Sì, lo so, la Siria è sempre in questa nuova scoperta. La Siria è sia involta in questa scoperta, poi c'è un'altra location più grossa, quella che parlavo appunto di 16 trilioni di metri cubi che riguarda Cipro e Grecia, sì. E la Siria è anche coinvolta nella costruzione del gasdotto iraniano, perché praticamente che succede? Appena firmano il Memorandum of Understanding Iran, Iraq e Siria per portare il gas
in Europa. Quindi esatto. Cioè, l'Europa che facciamo? Cioè, proprio, noi gli facciamo la guerra, cioè ci vogliono portare il gas a prezzo più economico della Gazprom, ci lamentiamo del monopolio russo in Europa del gas, e che fa? L'Iran ci vuole portare il gas a prezzo più economico e noi gli facciamo la guerra. Quindi da qua si capisce che dietro l'Europa non ci sono gli interessi degli europei, ma delle stesse banche che controllano i cartelli petroliferi, principalmente sia americani e europei, come appunto la Dutch Shell, la BP, il British Petroleum, come la Chevron e la Exxon. E quindi l'Europa cioè, si dà la zappa sui piedi da solo, così come l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita sta finanziando la guerra in Siria, ovviamente, ma non perché l'Arabia Saudita non ha assolutamente nessun extra gas da vendere all'Europa. Il Qatar ce l'ha, almeno il Qatar che sta finanziando, almeno il motivo per finanziare la guerra ce l'ha, ma l'Europa e l'Arabia Saudita stanno facendo parte di una guerra che va contro gli stessi loro interessi, soprattutto l'Europa. Non è, e infatti l'Iran in questo non caso non è la prima volta. Per me appunto non è. Sì, come no, è sempre stato così, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, perché ancora l'Inghilterra fa gli interessi della British Petroleum, sì, che figurati se paga le tasse in Inghilterra, ma almeno sarebbe, diciamo, in teoria una compagnia inglese. Ma l'Italia che cosa fa? Va contro i suoi interessi e supporta quelli che stanno facendo la guerra a chi vuole portare il gas a prezzo minore. Anche che poi, tra parentesi, l'Iran non è stato stupido, ha coinvolto subito nella costruzione chi? La Russia, perché dice, teoricamente gli sto portando via dei clienti, la cosa migliore è cooperare con la Gazprom e con ditte costruttrici russe alla costruzione del gasdotto. Esatto. Senti Marco, c'è una specie di extension in Libano e poi l'Italia, ragazzi, l'Italia era coinvolta direttamente nella costruzione e negli appalti di questo qua, con la Eni, Finmec. Sì. Ci dà la zappa sui piedi da solo e blocca tutto. Infatti il vero motivo per cui Berlusconi è stato fatto fuori era perché stava accettando appunto questo memorandum di understanding, non che voleva uscire fuori dall'euro e tutto quello. Che alla fine, da dove parti, sia che parte dal polo nord, dal polo sud della Siria, il nocciolo della questione è sempre quello. Ucraina stessa cosa, appena firmato un grosso accordo energetico con la Russia, che succede? McCain, il senatore McCain che va in Ucraina a dire ai protestanti, sai, a quelli che poi hanno ragione, ma che ragione? Quelli, cioè, stanno facendo le barricate in centro al governo, Perché? Perché l'Ucraina ha firmato l'accordo energetico, quello. Ma se vedi in quest'ottica tutto, la Norvegia, il vero motivo dell'attentato in Norvegia, la Norvegia aveva prima ritirato il supporto militare dall'intervento in Libia, aveva riconosciuto la Palestina come paese sovrano. Sì. C'è un'interruzione, purtroppo. Che non mi dica dire che un pazzo si sveglia una mattina e ammazza 3.000 persone ad Oslo, per dire, sì. Beh, ho capito il motivo, bravo Bonifacio. Penso che in retroscena gli hai individuati. Concordo in pieno, quello che mi Bonifacio ha centrato l'obiettivo, credimi. Sì, quello che mi no, l'ha detto anche in maniera molto chiara. Sì, chiarissima, è stato veramente molto preciso. Veramente. È che volevo far vedere quel libro fondamentale che peraltro volendo si può trovare su Accademia della Libertà perché l'ho fatto vedere molte volte, quel libro che è stato pubblicato negli anni 21-22 in Italia, scritto da un grande geopolitico italiano, dove faceva vedere come la Siria, un libro di circa 400 pagine, come la Siria talmente importante già fin da allora, perché la Siria è non solo è, come ha detto Marco, è un punto essenziale per quanto riguarda non solo lo snodo del trasporto energetico, ma anche la base da cui possono partire tutti gli impianti che devono essere posizionati evidentemente in una certa qual zona del Mediterraneo, giusto? Sì. Questo aspetto poi è ugualmente importante per un'altra cosa che ho più volte affermato, essere la Siria, essere il Libano, la porta d'ingresso della Cina da parte di terra. Tant'è vero che i grandi viaggiatori italiani, a incominciare da Marco Polo, che si recavano via terra in Cina, partivano dal Libano. Quindi
due volte importante quella zona, tre volte direi, perché la terza volta riguarda la Siria come porta d'ingresso della Russia. Chi controlla la Siria controlla la Russia. Abbiamo già parlato più di una volta della Rimland, secondo cui il nodo geopolitico di lingua inglese, diciamo anglosassone in senso lato, ha di recente dichiarato che chi controlla il Rimland controlla l'Eurasia e quindi la Heartland, e chi controlla l'Eurasia controlla il mondo. Esatto. Quindi l'epicentro è questo. E stranamente, come capita spesso nella storia, si vanno concentrando sempre in uno stesso punto interessi geopolitici, strategici, di viabilità, di navigabilità e soprattutto di risorse energetiche. Lo sapevano anche gli antichi romani, i quali andavano ad attingere sempre da quelle parti. Perché... E non è un caso, vi invito allo studio delle zone dove sono avvenute le grandi battaglie della... Purtroppo... ...interne, no? Sono avvenute lì. Ad esempio, per quale ragione la battaglia che ha coinvolto gli eredi diretti di Cesare, Ottaviano e Marcantonio contro i suoi uccisori, Bruto e Cassio, è avvenuta da quelle parti? Per quale ragione la battaglia di Azio è avvenuta da quelle parti? Sempre lì. Sempre lì, fino ad arrivare a Lepanto, fino ad arrivare tutto lì, fino ad arrivare alla Crimea, sempre lì. E passando ad esempio attraverso il mito del Vello d'Oro, sempre lì. Insomma, la storia passa con le parti. Questo è un dato di fatto. La storia passa di lì. Sì, sì, infatti. No, ma adesso... L'abbiamo già detto anche ieri. L'abbiamo già detto anche ieri che, sì, malgrado le aspettative, abbiamo detto che c'era questa tensione verso l'ovest da parte degli americani, no? E l'America lo sfogo lo cerca ad ovest e non ad est, malgrado questo, malgrado l'interesse precipuo del controllo del Pacifico, anche partendo dalla provocazione di Pearl Harbor, che poi sappiamo che fu la risposta necessitata dei giapponesi allo strozzamento che gli americani stavano facendo. Esatto. Per dire, ecco, esatto. All'Iran hanno bloccato i fondi, adesso si sta parlando di sbloccarlo, esatto, nell'ordine dei 4-10 miliardi di dollari per ogni conto, e i giapponesi fecero la stessa cosa prima di Pearl Harbor, gli bloccarono, esatto, tutti i fondi all'estero, che quello è un atto di guerra. All'Italia. Tu non puoi bloccare come a Gheddafi, gliel'hanno sequestrati, la stessa cosa, bloccano i miliardi di dollari dei fondi all'estero, che quello... E questo è costante. Malgrado questo, è evidente che malgrado il fatto che la provocazione nei confronti del Giappone, che l'epicentro degli interessi era il Mar della Cina e il Pacifico, perché se noi andiamo a vedere la storia del petrolio, soprattutto quel libro fondamentale del grande geopolitico Anton Ziska, il quale scrisse la storia segreta del petrolio, andiamo a vedere quello che sono stati capaci di fare i grandi produttori e commercianti petrolio, soprattutto nella lotta spietata che c'era tra il cartello inglese e il cartello americano, quello che sono stati capaci di fare per il controllo del mercato cinese. Malgrado questo, poi cosa è successo? È successo che poi gli americani sono stati presi per i capelli e sono stati portati sul Mediterraneo. Infatti. Essendosi poi alla fine conclusa la guerra nel Mediterraneo, non nel Giappone. La guerra si è conclusa nel 1945 sul Mediterraneo, non sul Giappone. Il Giappone era
emarginato, hanno buttato un paio di bombe atomiche nel discorso. Capito? Che senti Bonifacio, ma poi era si conclusa nel 44 col Bretton Woods. La guerra in realtà si è conclusa col Bretton Woods, che inizia all'era del gold standard, cioè poi questo, c'è questo indicativo che la guerra non è ancora finita e fanno già gli accordi dove Inghilterra, Francia e America si dividono tutto l'economia mondiale praticamente. E che succede? Cioè, guarda adesso, tutto il mercato mondiale deciso nell'Occidente. Qui c'è questo blocco. Maledizione. Banking Exchange Rate, l'ISDA, non c'è una cosa che non sia manipolata, ma non ovviamente per il bene di tutti, ma per il bene di chi decide. $1,000 al chilo loro, ovviamente è tenuto basso apposta. Sull'IBOR si potrebbe parlare ore, che tenevano l'Interbanking Exchange Rate, lo tenevano artificialmente basso, in modo da tenere artificialmente alti tutti gli interessi su tutto quello che sono mutui e prestiti, ma a livello mondiale, perché quello che viene deciso a Londra, come per esempio il prezzo dell'oro, quello ha valore mondiale, e quindi certo, già subito il giorno dopo disse in Italia, ragazzi, facciamo delle cause per richiedere i soldi indietro, perché è comprovato scrivere in segreto per decidere l'interbanking exchange rate, e l'Italia, ragazzi, tornando al punto di prima, dal punto di vista commerciale, la Siria, l'attacco alla Siria è un attacco ovviamente alla Russia, cioè l'Italia in questo casino che fa, cioè al posto di, stiamo ancora a pensare agli americani, agli europei. Purtroppo qui c'è questo blocco. Turchia, Iran, Indonesia, Brasile, Cina, Russia, e invece abbiamo lasciato la totalità del mercato alla Germania, perché sono anni che la Germania si è mossa, scusa, e chiude accordi commerciali con la Cina. Sì, dimmi. Ma scusa, detto questo, ma una domanda a te Bonifacio. Secondo te, ormai è in atto un duello, siamo qui, Russia, Cina e contro Stati Uniti, cioè, almeno questo così si profila. Sì. Secondo te come andrà a sfociare questa battaglia, che è ipocrita ma che comunque esiste, perché chiaramente la Russia sta respingendo l'accerchiamento, lo sta respingendo in Siria, in Ucraina, l'accerchiamento addirittura con l'Ungheria che l'ha inglobata in un discorso, diciamo, indipendenza energetica pochi giorni fa, un patto con Orban, no? Ecco, tu come vedi che andrà a finire questo duello, diciamo così, che adesso è cominciato, che tra l'altro si è messo in mezzo anche in Giappone? Tutte queste tattiche, ti dico subito che non funzioneranno, perché? Perché alla fine la precedenza, non so come dire, ce l'hanno i soldi, come dire, stanno cercando di mettere Giappone e Cina contro sulla cosa delle isole, ma io vi dico, ragazzi, andate a vedere quanto sono alti gli scambi commerciali tra Giappone e Cina, quindi appunto, vi dico che queste cose non funzioneranno, quindi come tra le Coree stessa cosa, E sono tu, esatto, ci stanno cercando in tutti i modi di passare, le due Coree a breve si uniranno, e invece stanno cercando di disunirle e far apparire che stanno ai ferri corti. In realtà le due Coree sono praticamente quasi unite, anzi si sta parlando addirittura di fare riunioni più grosse con Giappone. Sì, il morale della favola è quello, che ormai, ragazzi, il cartello bancario occidentale controlla solo poche nazioni, che sono appunto America, Canada, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e quegli altri stati artificiali creati dai Rothschild, tipo Bahrain, Kuwait, Israele, che non sono degli stati veri ma sono stati creati a tavolino. Ok, tranne questi paesi che vi ho detto, il resto del mondo, partendo appunto prima da Russia, poi da Cina, poi Brasile, Indonesia, Sudafrica e tutti gli altri paesi, ormai sono un'alleanza di oltre 180 nazioni, e ragazzi il cosiddetto BRICS, ormai BRICS, Brazil, Russia, India, Cina e South Africa, si scrive contro i, perché stanno Iran e Indonesia, stanno dentro da tantissimo, come sta dentro Nigeria, Giappone e tutti i paesi ormai del mondo, tranne quei pochi elencati. E quindi cosa prevedi? Loro, anche perché ormai cosa prevedo? Dico subito che sono già tanti anni che la parte buona sia del Pentagono che della CIA collabora con Russia e Cina, perché vogliono arrestare tutto lo US Congress, la famiglia Bush e Rockefeller, perché loro sono tra i veri traditori della patria e quelli che fanno veramente il peggiori cose nella nazione loro, in area e anche all'estero, tutto ciò che ha fatto la NATO, ma pensate in Africa, con milioni di morti. Noi in Europa abbiamo la stessa situazione, cioè che
dobbiamo in un certo senso sì liberarci dal gioco del petrol dollaro americano, ma in realtà dietro il petrol dollaro americano ci stanno le famiglie europee che contano molto, che sono quelle che spostano veramente. Oh, esattamente, veramente. Come esatto. Anche soprattutto le vecchie famiglie, le antiche famiglie. Principalmente, anzi, sono italiani, stanno a Roma e Venezia. Certe dinastie tedesche stanno lì ancora a rompere i coglioni. Infatti. Tedesche nel vero senso della parola. Ma io volevo aggiungere due cose. Prego, vai, prego, prima, è impossibile impossibile pensare ad un accerchiamento, perché nel momento in cui, attenti a quello che dico, nel momento in cui avviene il collegamento che parte dalla Turchia e arriva alla Cina attraverso la Russia, non c'è la possibilità di circondare la Heartland, cioè l'Eurasia. L'Eurasia non è più circondabile. Grazie agli accordi fatti dai socialisti tedeschi, ricordiamoci i socialisti, va bene? È proprio la Germania che con la sua tecnologia ha messo a disposizione una tecnologia di trasporti che oggi permette attraverso la Transiberiana di raggiungere in brevissimo tempo la Cina partendo dalla Turchia. È chiaro, no? Quello che era una volta il mitico e romantico Oriente Express, oggi è la Transiberiana gestita direttamente dalle tecnologie tedesche di trasporto. E qui voglio ricordare ancora la famosa ferrovia per Baghdad, perché noi molto spesso, vivendo nella società dei trasporti aerei, dimentichiamo che il grosso dei trasporti non può che avvenire via ferrovia, perché quello che porta un treno non lo porta certo un aereo, no, per grande che sia. Ricordiamoci che gli Stati Uniti d'America non sono stati costruiti dai cosiddetti coloni che andavano a cavallo del Somarello a conquistare i territori indiani, ma come ha detto un grande storico americano, gli Stati Uniti d'America sono stati costruiti dalle ferrovie. Se non ci fossero state le ferrovie, gli Stati Uniti d'America non è ancora quel gruppetto di stati molto litigiosi tra di loro, tant'è vero che hanno fatto la guerra di secessione e che stanno nella parte ovest degli Stati Uniti, parte est, scusa, esatto, degli Stati Uniti, no? Che è la zona abitata. E le ferrovie le hanno costruite i cinesi, lo sai. Ma appunto i cinesi. Certamente. Sì, sì. E gli italiani. Anche gli italiani. Le ferrovie in America i cinesi, lo sai. Le ferrovie americane sono state costruite da italiani e cinesi. Gli italiani, sì. E cinesi. Scusa Marco, ma da dove trasmetti? Non solo, ma gli italiani, Marco, in una posizione veramente di grande inferiorità, hanno costruito il canale di Panama. Ciao, perché il canale di Panama è stato pensato da un italiano come il canale di Suez. Esatto, lui c'è il canale di Suez e di Panama chi l'ha fatto? Non solo, la differenza... C'è una differenza sostanziale tra il canale di Panama e il canale di Suez. Il canale di Suez partiva anche da un progetto e dai mezzi economico-finanziari per realizzarlo. Sì. Il canale di Panama soltanto pensato, però dopo ci fu subito la prevalenza dei francesi, però resta un fatto fondamentale che operai italiani in condizioni veramente incredibili lavorarono per la creazione del canale di Panama con migliaia di morti che nessuno vuole ricordare, però c'è stato un grande storico americano di cui non ricordo il nome, che me lo riferì un vero storico, un vero geopolitico americano, il quale ha scritto negli anni 60-70 senza gli italiani tutte queste grandi costruzioni non ci sarebbero state. Ah, perché un conto è affidare l'incarico dei lavori pesanti al locale, no? All'autoctono, il quale non capisce un cazzo.
e un conto affidarlo a una maestranza italiana, la quale, come sappiamo perfettamente, sa perfettamente quello che deve fare. La grande capacità degli italiani, che poi si esprime in quella miriade di piccolissime e intermedie società di carattere meccanico, che sono la vera spina dorsale delle esportazioni italiane, è appunto la grande capacità imprenditoriale, seppur in piccolo. Bravo Giorgio. L'italiano messo in condizione di operare trova la soluzione per qualsiasi problema. Questo è vero, ne ho esperienza diretta, ti confermo. Posso dire una cosa al volo? Sì. L'Italia è sempre stato un punto chiave per molte nazioni durante gli ultimi secoli, per non dire millenni. Andate a vedere, l'hanno fatto tante di quelle volte, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna, la Francia. Danneggiare l'Italia era proprio il punto di partenza dei loro obiettivi economici, perché secondo voi, cioè, non so come dirlo, la stessa cosa la Germania adesso. La Germania, se l'Italia era stava bene, mica chiudeva tutti quegli accordi commerciali con la Cina. Sono 10 anni ormai che la Germania usa la Cina per fare lo sbarco in Asia, e viceversa la Cina usa la Germania per fare lo sbarco in Europa, e noi italiani prendiamo, non so come dire, le cose di seconda mano dalla Germania, quando in realtà potevamo occupare noi quel posto di primo piano, invece di fare affari con americani e inglesi che non hanno soldi, hanno solo linee di credito emesse dalla banca. Facciamo affari con chi i soldi ce li ha veramente in liquidi. La Cina c'ha una liquidità, che non sanno più che farsene del contante, un altro po'. Volete capire la differenza tra Asia e Europa? In Asia le banche fanno le banche, cioè aiutano l'economia, e l'economia è basata sul cash, sulla liquidity. L'Europa invece, le banche fanno gli avvoltoi, e l'economia è basata sul debito, perché se non c'è una banca che mette una linea di credito, tu non compri nemmeno un chilo di oro. A parte gli ultimi aggiornamenti della Federal Reserve nel commercio internazionale, cioè raga, mo potremmo fare una puntata solo su questo. No, scusami, gli asiatici ci vedono. Marco, a proposito della riserva, c'è una notizia. Aspetta un minuto. Dopo tu lo dai. Prego. Quando è fondamentale, gli accordi italo-tedeschi che a ridosso con Helmut Kohl, della unificazione tedesca, prevedevano espressamente, perché questo era alla base, la deindustrializzazione dell'Italia. Ecco, esatto. Perché si doveva sostenere le spese, dovevano essere sostenute le spese per il ripristino della funzionalità dell'Est e Germania, che era stata completamente devastata dal comunismo. Ecco, sì, l'Italia nel 1800, il Sud Italia era il leader europeo e mondiale in metallurgia e siderurgia, cioè tutto il Beneventano, le zone campane, la Calabria che tutti dicevano, la preistoria, che preistoria? Prima dell'Unità d'Italia, Calabria e Campania erano i leader europei, quindi mondiali, di metallurgia e siderurgia. La Germania non avrebbe mai fatto le BMW a 50.000 euro se non la buttava giù l'economia italiana. Esatto, ultima cosa, Marco, tu prima parlato della Federal Reserve, ti annuncio che il presidente uscente della Banca Centrale di Israele, Stanley Fischer, diventerà il capo della Federal Reserve in America, cioè i padroni prendono direttamente il comando loro, capito? Notizia di non è di loro che fanno cose del genere. Ma la Federal Reserve ormai non si trasferisce. Appunto. No, va a comandarlo direttamente. Federal Reserve? Sì. Prego. La Federal Reserve in questo momento è coinvolta in tante cose che finalmente stanno venendo a galla. Per esempio, una a livello internazionale sono le cause dei creditori cinesi nei confronti sia della Federal Reserve e sia di... Ragazzi, vi dico solo questo dato. Medicare e Medicaid, che sarebbero la previdenza americana, sanità, primo, i loro passivi non sono inclusi nel budget nazionale, quindi i 16 trilioni di debito che ci ha dichiarati l'America, 16, non includono né il budget militare, che là ci sarebbe già da ridere, e né Medicare e Medicaid. Allora, solo Medicare e Medicaid hanno in titoli scoperti verso i cinesi oltre 62 trilioni di US dollar. Per darvi l'idea di quanti sono 62 trilioni,
del PIL mondiale negli ultimi anni si aggira appunto sui 70-75 trilioni di US dollar, quindi solo di titoli scoperti Medicare e Medicaid hanno il PIL mondiale di un anno in, di debito verso i creditori cinesi. Questo per dire, questo che non pagheranno mai. Calcolare. Cosa? Non pagheranno mai, appunto, ma no, è possibile, quello è un budget destinato a aumentare in continuazione. Parla Giuseppe, Giuseppe parla. E allora se l'America ha 70 trilioni di dollari, perché mi è arrivato un F-24 che gli è costato più di carta di 8,40 euro una pagata? Che gli è costato, mi raccomando, non pagarlo. Carta, gli è costato più di carta che di quello che io gli andrò a dare. L'altra volta. Non glielo dare. Non glielo dare. Il valore è lo stesso comunque. Il valore è lo stesso. Aspetta, l'altra volta facevo una riflessione di sto tipo, che Equitalia per recuperare, mi pare, un circa 50 euro di interessi su una cartella pagata un giorno e due giorni di ritardo, praticamente ha dovuto far perdere mezza giornata a me, mezza giornata alla mia commercialista, no? Allora io voglio dire, se tu fermi due persone, il PIL scende o sale? Se tu fermi due persone per pagare 50 euro di cartella, cioè, un professionista viaggia a 50 euro l'ora, no? Tu però mi blocchi due giorni per pagare 50 euro di interessi, cioè sei imbecille a dare a Equitalia il mandato per recuperare soldi, perché fai solo danni. Però volevo fare un intervento, perché mi era parso Equitalia è un SPA. Sì, lo sappiamo. Equitalia è un SPA, bastava quello per annullare tutti i pagamenti. Tu mi richiedi a me un pagamento, io fui stato il primo oltre un anno fa a fare queste cose qua, a dire: raga, basta dire che è un SPA e voi non gli dovete dare una lira, anzi li controdenunciate per estorsione. Primo. Secondo, io ho fatto Che facciamo sempre noi. Io ho fatto delle lettere legali mie, che una la chiamava appunto il file antistrozzino, che diceva alla banca: tu ogni cosa che mi dici me la devi dimostrare entro 28 giorni, sennò io ti annullo tutto. E queste cose, cioè, raga, ma basta dire il valore legale dell'euro, cioè la definizione di valuta adesso per l'euro gli va strettissima, cioè gli va larghissima, perché sia euro che dollaro non sono nemmeno delle valute, cioè hanno il valore esattamente di un pagherò. Quando tu scrivi un pezzo di carta, io ti devo questo e lo firmi, quello è il valore legale che hanno detto. Dal 71 in poi il dollaro smette di essere una moneta e diventa una valuta, esattamente come l'euro. Quindi a parte, cioè, poi tutte le cose appunto annesse e connesse, in quanto quelle che hanno emesso il debito sono banche private, in realtà i 2.000 miliardi italiani non sono soldi che noi italiani dobbiamo dare, ma in realtà sono che le banche devono dare a noi, perché hanno privato, hanno emesso moneta cartacea intestata al nostro nome e l'hanno spesa per i fatti loro, comprando i bond tedeschi e cose, quindi sono soldi che loro devono a noi. Dobbiamo fare cause legali, io collaboro con Tamburro su tante cose, dobbiamo fare noi cause legali a loro, perché infatti con la Federal Reserve la cosa è lo stesso. Continuiamo a parlare fino a che scoppia qualcosa. Allora, io questo. Tutto bene? Niente dopo Bonifacio, ma tanto Salvatore Tamburro è un carissimo amico, in qualche maniera fa parte anche lui di Accademia della Libertà, non so se te l'ha detto. Senti, invece volevo, ieri sono andato da un cliente e ogni volta che passo da Piazza del Popolo, Giorgio lo sa a cosa mi riferisco, c'è una bancarella di libri usati. Passo sempre lì e purtroppo ci lascio sempre qualche soldo portandomi via qualche libro. E fai bene. E ho trovato questo libro che fai vedere. La psicologia del leader. Ah sì. Di Antonio Meneghetti, che è un professore universitario. Ah, però mi è scappato. Giorgio, abbassa un po' la camera, si vede solo fino a mezza testa, abbassa un po' la camera. Sì. No, però... Grazie, va bene, perfetto.
però c'è una frase che secondo me sottolinea l'argomento che stavate trattando prima e che mi ha colpito molto, tant'è vero che stavo chiamando Giorgio per fare una intervista proprio in questo senso, ossia la sovranità intellettuale degli italiani. Infatti qui dice un qualche cosa di eccezionale che mi ha proprio affascinato, e se permettete me la leggo. Sì. Oggi nel mondo si discute del petrolio, carbonio, uranio, eccetera, e siamo preoccupati, ma l'energia base che fonda tutte le altre è l'intelligenza. Un popolo, una scuola che sappia gestire questo enorme potere possiede la forma elementare che può controllare qualsiasi energia. Si tratta di entrare direttamente in merito a come si facilita l'intelligenza, di insegnare alle istituzioni come essere produttori di intelligenza, non di stili di consumo, di morale o regole, ma dell'intelligenza in sé per sé. Data una situazione, si determina un solo punto ottimale che la risolve, e cogliere costantemente questo punto è il massimo dell'intelligenza consentito, l'apprendimento del punto ottimale e la realizzazione interna ed esterna ad ogni singolo individuo. Allora si determina anche una umanità meravigliosa. Io solo per questa frase sono valsi i 5 euro che ho speso questo libro, cioè. Hai fatto bene, tanto è un libro che vale 20 euro, 25 euro, l'hai comprato usato a 5 euro, mi sembra che tu abbia fatto un bel acquisto, ma tu in questo momento mi solleciti una cosa importantissima che io vi voglio leggere prendendolo da questo ultimo numero della rivista Storia. Ed è veramente importante perché... Due prego, di che cosa parla? Non parla, non, questo è un pezzettino qui, che non parla della politica e della guerra, ma parla di qualcosa di diverso, parla di che cosa significa intelligenza. Cioè l'intelligenza, soprattutto l'intelligenza creativa, non è quella che parte dal nulla, parte da cose già esistenti. Allora, qual è la cosa più importante? Che sì, questo è stato ampiamente dimostrato e detta da moltissime persone. Il livello intellettivo e la capacità creatrice parte sempre da una base. Più aumenta lo standard di conoscenze, più l'inventore va oltre. È chiaro, no? Questa considerazione, finisco perché sennò non completo il concetto, questa considerazione lo faceva un grosso intellettuale, il quale dice guardate che ai tempi di Leonardo era una delle persone più acculturate che ci fossero, tant'è vero che noi presupponiamo che Leonardo avesse come minimo 40 libri, 40 volumi, che per l'epoca era una cosa eccezionale. E adesso vi porto un esempio di un grandissimo della storia inventiva dell'umanità, che è stato Gutenberg. Questa frase io veramente mi ha colpito proprio per questa considerazione. Perché? Perché o tu crei un'infrastruttura di base o tu non ottieni niente. Se fai una politica di depotenziamento culturale, quello che stanno facendo i nostri politici negli ultimi decenni, lo fai apposta per ridurre le potenzialità di un popolo diversamente comunque creatore. E questo allora, è quello che stanno facendo questi mascalzoni. Fammi finire però, perché vi devo leggere una cosa che vi colpirà, ma è verissimo. State a sentire. Allora, parliamo di Gutenberg, 1395-1468. La stampa a caratteri mobili.
Questo è il risultato dell'unione di tecnologie diversissime. Gutenberg apprese dal padre, funzionario della zecca ecclesiastica, tanto per cambiare, ah, avete visto che pare che hanno arrestato un coso, un cardinale? No, Sparano. L'hanno incastrato? Sparano, ieri, sì, oggi. Ieri. Ma dove? Sì, Sparano, l'hanno arrestato? Chi? Benissimo. L'hanno arrestato oggi, sì, è vero. Ma chi è? Chi è il cardinale? Chi è? Il re dei coi. Il re d'erazione incomincia a uscire fuori. Ma no, Giorgio, scusa. Viene, Giorgio. È il momento per tutti. Scusa, Giorgio. Spero che non sia Crescenzio Sepe. No, non è Crescenzio. Toccherà anche Crescenzio. No, quello no. Toccherà anche De Crescenzio. No, quello si tocca. Tocca anche De Crescenzio. No. È il allora, San Gennaro, non si può. Novelli, è vero che lui ha la protezione di San Gennaro, ecco. Però noi abbiamo la protezione del grandio Priapo. conoscendo le prerogative di San Gennaro, può anche darsi che si aggradisca delle prestazioni del grandio Priapo, c'è mica detto che... Allora, attenzione. Sì. Allora, Gutenberg apprese dal padre, funzionario della zecca ecclesiastica, l'uso del punzone per creare la matrice dei caratteri. Capito? Mm. Dice, sai, e se vuoi la soluzione, usa pure ecco, il punzone. Finalmente ti sei ripreso. Allora, è da un po' che è mancata la soluzione. Partiamo dal punzone. Attenzione. Per l'inchiostro, invece, adoperò come diluente l'olio, seguendo una tecnica simile a quella dei pittori fiamminghi. Ah. Ecco cos'è la cultura. Cogliere, saper cogliere tutti gli aspetti presenti per sintetizzarli in una enorme, grandissima visione proiettata verso il futuro. Andiamo avanti. Infine, la pressa da stampa derivò dal torchio da vino usato dai viticoltori nella valle del Reno, di cui Gutenberg era nativo. Bene. Ecco cosa significa la cultura. Capacità di prendere atto di quello che succede e di proiettarlo verso il futuro. Posso? Ne dico una. Perché Mattei fu assassinato? Non perché rompeva i coglioni alle multinazionali del petrolio, ma perché nel giro di 2 anni aveva formato 400 ingegneri atomici in Italia. 400! Accidenti. Certo. Dicevo 402 prima, anni. Giustamente Giorgio è bravissimo nel togliere la parola, però sostanzialmente ha detto alcune cose che volevo dire io, e cioè per quello ti ho tolto la parola. Ti ho anticipato. La sovranità intellettuale che esiste nel Mediterraneo e in particolare in Italia e in particolare nel Sud è unica al mondo, e questo, voglio dire, basta leggersi un po' di storia da quello che era il mondo ellenico fino al mondo romano fino ad arrivare a Verga, eccetera eccetera. Ma al di là di questo, giustamente l'imposizione del neoliberismo, in cui ha distrutto una intelligenza immaginaria, un'intelligenza di sintesi, ma semplicemente ha creato cervelli che potessero solo assorbire, ha distrutto la sovranità intellettuale. Ecco, infatti, questa è la frase di quel libro, a me mi è saltata la testa. Oggi, ne parlavamo l'altro giorno nell'altro video, la televisione, che è un elemento antropogenico nella formazione del pensiero delle persone, non fa altro che appiattire sempre di più la profondità intellettuale che ci dovrebbe essere, in più la capacità di sintesi, non è tanto la capacità di analisi, e Giorgio l'ha
l'ha spiegato molto bene nel discorso di Gutenberg. Cioè tu puoi anche avere in testa 5 idee, ma se non riesci a correlarle tra di loro, non ne esce fuori una sesta. Allora ci vuole la capacità di fare sintesi, di correlazione, di generare, di fare ipotesi, di provarle. E il genio italico, da questo punto di vista, nonostante tutto, è sempre stato un genio di frontiera, un genio di prima linea. Loro lo stanno distruggendo scientificamente e volutamente, questo genio. Come? Facendo una istruzione sempre più scadente, facendo una televisione, non ne parliamo, cioè proprio l'immondizia dell'immondizia, che più immondizia non si può. Quindi è chiaro che se noi non si ritorna ad avere una sovranità intellettuale con una capacità di sintesi delle idee, non si riesce neanche a capire i problemi che vengono fuori dal signoraggio, dalla medicina, dalle multinazionali, dal modello economico che ci stanno imponendo. Perché? Perché noi lo prendiamo per buono senza metterlo mai in discussione. Io ho finito. Beh, condivido tutto quello che ha detto Giuseppe, perché l'indipendenza e la sovranità intellettuale è importantissima se vogliamo sviluppare un popolo veramente libero, indipendente, che può insomma avere un avvenire, altrimenti sarà sottomesso soltanto a quello che è, diciamo così, gli interessi delle grandi lobby. Per esempio, di questo fatto che tu hai detto, ne ha trattato anche un certo professor Giovanni Sartori, parlando dell'alfabetismo di ritorno, che c'è queste tematiche, perché se tu oggi guardi poi i telegiornali e certi libri, certe letture, cioè ti rendi conto del degrado intellettuale che c'è in Italia, che fa paura. Cioè abbiamo nei posti chiave di comunicazione di massa degli analfabeti indottrinati che ripetono una poesia in memoria, di solito stupidaggine, è tutta roba vecchia, artefatta, mi squadra tanto così, ma non c'è nulla, basta vederlo anche a livello politico, cioè è tutta una fregatura. Cioè Grillo una truffa, Renzi una truffa, adesso c'è l'accordo Renzi-Berlusconi addirittura lodato dal New York Times. Già questo fa paura, perché quando un grande giornale americano loda un accordo politico unitario, vuol dire che la cosa fa schifo, e in effetti così è. Cioè questo è il punto. Beh, noi abbiamo sempre denunciato che Renzi è uomo di Berlusconi, è stato creato da Mediaset, lo sappiamo perfettamente, fin da quando era ragazzotto e fu messo alla prova dai Mike Buongiorno. Guardate questa eccezionale triangolazione. Esatto. Scusa Marco, una curiosità, ma tu dove vivi? Vedete, fa caldo da te, cioè, sei all'estero in Italia, dove sei? No. Ora sto a Bangkok da 2 anni, già 20 anni che sto all'estero. Io sono stato a Bangkok una settimana nel 2006, dicembre 2006. Sono lì a Bangkok nel 2006. Tu adesso parli? Tu parli da Bangkok adesso? Sì. Sì, sto qui da 2 anni, sì. Bravo, come ti trovi? No, adesso, in questo momento. Sì, sto a Bangkok adesso, sì. Ma Marco, i miracoli della comunicazione. Sì, i miracoli della comunicazione. To make some interview to politician about America or England for our canal, for our channel. Tu puoi fare questo per noi? Channel, no canal. Come no? Io ti dovrei fare il canale, channel. Sì, ti parlo l'inglese tranquillamente, anche al settore economico, e conosco personalmente anche tanti giornalisti famosi in economia, posso fare la traduzione istantanea. Se vuoi ti posso, cioè se ti va, perché non ci fai qualcosa per il nostro canale anche in inglese? È così, se mi date la possibilità di fare le interviste a Reggie Middleton o Max Kaiser o gente di economia famosa nel mondo, per me è un piacere farlo. E vi faccio dire da loro le cose come stanno, perché cioè Reggie Middleton un paio di mesi fa disse delle cose sulla Merkel che ovviamente in Italia non l'ha detta nessuno, perché cioè all'estero si capisce veramente le cose come stanno in Italia, perché tante cose in Italia, ragazzi, vi dicono cioè l'opposto. Le solite cazzate. Dice, no,
Sì, raga, no, vi faccio degli esempi. Quando l'Unione Europea disse smettiamo di prendere gas e petrolio dall'Iran, raga, una barzelletta, due mesi prima l'Iran aveva detto io smetto di accetto pagamenti in euro e dollari, e quindi è l'Iran che ha chiuso all'Europa e all'America. E in Italia dicono che l'Europa ha deciso di non comprare più dall'Iran, cioè le barzellette che dicono che cosa... Viene da ridere. Dicono veramente le barzellette, dall'estero... Sì, sì, a me viene da ridere, dico, ma Marco, non penso che ci credano. Sì. Ascolta, vengo anch'io a Bangkok, fammi il posto che arrivo. Sì, no, vengo il canale qui italo-inglese, dai. Sì. No, come no. Comunque, veramente vengo sono lì. Molto felice se riuscissi a fare qualche intervista anche di tipo internazionale. Sarebbe una cosa veramente... Scatenati Marco, scatenati, non la cassa se mi faccio nono, quindi guarda, è un'eredità. E punto, oh, e poi se qui ci seguono, far vedere una cosa. Ci seguono anche dei preti delle suore, caro, e forse anche il cardinale del Crescenzo di Napoli. Le suore. Sì. Anche le suore. Ci facciamo una puntata in inglese, io ci sono. Sì, la facciamo in inglese, vuoi no? Posso sì intervistare che tradurre. Sarebbe perfetto. Certo, la faremo. Così vi faccio sentire, ragazzi, i veri economi migliori al mondo cosa dicono dell'Italia e cosa dovrebbe fare. Ma guarda, faccio dire fallo, Marco, scatenati, ti ho detto, fammi il posto che vengo a Bangkok. Scatenati. Tu mi trovi una bella thailandese che mi cura, poi ci penso io. Basta. Allora sono bravissime. Io allora, vengo lì, guarda, sono già stato, sono di casa, ma sono anche a Samui, un'isola giù a circa 600 km da Bangkok. Ti dico, ho passato una settimana stupenda, no? Veramente bella, un bel ricordo a Thailandia io. Ubaldo, sì. Rimaniamo nel territorio, Sì, rimaniamo nel territorio. Intellettuale, per no, allora, chiudendo questa bellissima chiacchierata, veramente bella, sì. Vorrei chiuderla perché la diventa stuccosa, sì. Voglio far vedere una cosa importantissima. Sì. Importantissima. Vediamo. Questo è l'ultimo numero di Panorama. Ah, l'ultimo come ti schiaccio le imprese? Ah, ci picchia, è quello che sta accadendo. Allora. No, però c'è un altro aspetto. Leggi qui. Qui il dipendente padrone. Quello che bisogna essere, è il futuro, il dipendente sarà padrone, certo. Sta avvenendo alla chetichella, sì. Alla chetichella, bravo Giorgio, bravo Giorgio. È avvenuto in Argentina. Ma guarda, posso dire una cosa, i dipendenti Giorgio? Delle imprese hanno riscattato con la liquidazione, hanno avuto dei soldi in prestito e si sono acquistati le imprese. Ecco qui, allora, le imprese, ecco la rivoluzione, dei lavoratori in mano ai lavoratori, le imprese in mano ai lavoratori, eccole qua. E così bisogna fare, così deve essere questa crisi. Il mondo socializzato. Giorgio, scusami, tu mi rilanci la palla però, perché ogni tanto qualcuno mi attacca e mi dice ma che possiamo fare? Allora io ogni tanto rilancio questo progetto, che è un progetto di partenariato, un progetto autarchico. Io gli ho detto, ma perché ai tassisti, no? Vi farebbe schifo comprarsi una propria pompa di benzina? Se voi girate qui a Roma, cioè dice, ma cosa? Perché poi vedi, il genio italico, per certi versi è estremo ed è strabiliante. Dall'altro lato non sa muoversi e rimane lì indefesso. Allora io dico, voi tassisti, non riuscite a comprarvi una o due pompe di benzina? Se poi girate per Roma, il gasolio, ci sono prezzi che vanno da 1,56 a 1,70, 1,80. Quel margine servirebbe per farvi la vostra azienda. Perché non riuscite a comprarvi un vostro negozio di alimentari? Perché non riuscite a comprarvi un vostro negozio, che so, di scarpe, eccetera, eccetera? Ricomprarsi il territorio piano piano. Stile cinese! Si mettono i soldi piano piano, poi, e non solo cinese, non voglio citare un altro stile. Ma i cinesi hanno preso dagli italiani. I cinesi allora, hanno appreso dagli italiani. Allora, voglio dire,
c'è il modo di riprendersi piano piano la nazione, cominciando a riprendersi anche la produzione, la distribuzione, cominciando dalla piccola impresa, e si va avanti così. Poi la voglia di dire l'Europa no, non lo puoi fare. Gli stessi comuni potrebbero fare tantissimo se vogliono, a cominciare da farsi la propria banca comunale. Non c'è la volontà, non c'è neanche la cultura, non c'è neanche la famosa intelligenza. No, diciamo la volontà, oltre che l'intelligenza, la volontà soprattutto, perché ci sono l'energia, volontà represse di gente frustrata perenne. Bene, esatto. Ragazzi. Amico, io i comuni possono legalmente 100% sia stampare moneta cartacea propria a credito e metterla in circolazione per uso interno, e ti dico io l'altra cosa che possono fare parallelamente a questo: possono adottare un sistema cripto digitale ed emettere moneta cripto digitale parallela al sistema, anzi, e ragazzi, sapete perché tutte le banche mondiali hanno paura di Bitcoin? Non è solo il sistema, Bitcoin è esso stesso, è perché se il sistema viene applicato all'apparato statale interno a livello sanitario, previdenziale, ospedaliero, scolastico, ragazzi, tutte le mafie e le creste diventano impossibili, perché è tutto fatto da un sistema cripto digitale, per cui, cioè, se parte $100 da A a B arrivano $100, e questa è la cosa che spaventa, Tu introduci questo sistema cripto digitale a livello agricolo, sanitario, raga, non possono mangiare, nessuno può mangiare più niente, non solo settore bancario, ma anche finanziario, economico, ecco. Sociale. Scusa Marco, scusami. Sì, sistemi cripto digitali sono la morte della centralizzazione bancaria e finanziaria. Marco, sì. una scusa, visto che sei in Thailandia e visto che mi preparo ad arrivare da te, che succede in Thailandia? In questo momento ci sono un po' di casini, ma non so come dire, è tutto interno alla situazione, nel senso che c'è un 60% di una popolazione che supporta una causa e l'altro 40% no, e principalmente riguarda sì Thaksin, che è quella, la prima ministra che sta adesso è la sorella di Thaksin. Thaksin sì. Sta all'estero, i casini sono iniziati appena lei ha presentato una legge riguardante sia al ritiro dell'esilio del fratello che sia alla restituzione di alcuni capitali bloccati. Lì è iniziato il casino, anche perché soprattutto, cioè, alle elezioni questo qui sa come vincere e raggiungere il 60%, perché, cioè, non so come dire, i ricchi, quelli dalla parte di Bangkok, sono, quando si va a votare, sono meno del 40%. Thaksin ha supportato tutta la parte povera della popolazione, è arrivata ad avere il 60% dei voti. Molto quindi bene, si sa che quando si va ai voti vince lui. Solo che il problema, sai qual è? Che Thaksin fa parte del Carlyle Group di Bush, è quello che gli sta dietro, che quindi le cose positive che fa adesso per il paese, e devi vederne l'ottica futura degli americani, capito? È sempre quella la cosa, capito? Bravo, gruppo Carlyle, non è certo che uno che fa le cose a supporto. Bene, infatti, allora, caro, volevo dire pure prima, l'Argentina. Caro Marco, allora, in attesa di rivederci, visto che il tempo abbiamo dato abbastanza in alto, chiudiamo, poi Marco, io e te ci sentiamo ancora, ricordatelo. Devo far vedere. Prego. Perché è importante, è correlato. La rivoluzione con quello che ho fatto. La rivoluzione sconosciuta. È correlato con quello che ho riguarda la rivoluzione russa. E con quello che ho fatto vedere prima degli operai e delle maestranze tecniche che si stanno impotestando delle aziende fallite al posto del loro iniziale datore di lavoro, imprenditore. Bene. Allora, questo libro, che è stato scritto da un socialista rivoluzionario russo che fortunatamente si chiama Volin, che fortunatamente è riuscito a scappare, illustra, qui è un libro di esattamente 400-500 pagine, 675 pagine, è quello che si chiama Rivoluzione Sconosciuta, che fa vedere in maniera molto chiara quello che noi sosteniamo da molto tempo, come il bolscevismo sia stato voluto dall'alta finanza internazionale incentrata soprattutto a Wall Street, ora sì, esatto, e fa vedere perché
fa vedere in maniera molto chiara come cosa succedeva, che nel momento di massima crisi, no, dell'aspetto rivoluzionario caduto, il governo, c'era il governo Kerensky, stava per instaurarsi e poi si è instaurato il sistema bolscevico, gli operai che ci provavano a impossessarsi delle industrie che erano andate fallite, erano state abbandonate dai titolari, dai proprietari che scappavano, no, capito? Venivano sistematicamente contrastati dalla dirigenza bolscevica. Cioè non era possibile attuare il socialismo, perché loro volevano, ma con la violenza li ammazzavano, li minacciavano e li ammazzavano. Questa è la rivoluzione sconosciuta, dove si dimostra esattamente quello che ovviamente il nostro amico, dimmi. Ti prendi cura di spiegarglielo a Bersani, per favore. Sì, a Bersani, ma Bersani è forse diventato, avendo avuto l'ictus, è probabile che sia diventato intelligente. No! Dai, tu! No! È possibile, no? È possibile. Sì. Bene ragazzi, dai, lasciamo al direttore dell'Accademia di decidere quando chiudere la trasmissione. Aspetta. Posso dire io un'ultima cosa? Sì, sì. Ti ricordi? No, Giorgio, quello che ti dicevo in macchina. No, non la dire perché ci querelano, vai. No. Ma chi mi querelassero? Non la dire. Gli facciamo querelare questa minchia. Ti dicevo esattamente chi era il personaggio, qual era la levatura mentale del personaggio, va vai. Ma Marco, chiudi tu, dici per no, favore, per cosa dici, no, dico guarda, il personaggio è così e se lo stanno triturando tranquillamente, cosa succede? Ma se puta caso fra 20 e 30 anni si facesse questa infame storia, che cosa uscirebbe fuori? Uscirebbe fuori che Bersani è stato fregato dal bell'imbusto Renzi, il quale tutti sanno che è una creatura di Mediaset. Esatto. Nemmeno di Berlusconi, di Mediaset. Allora Bersani, che non aveva capito perché era un cretino, te lo dico adesso, lo diceva allora, tu dicevi no, e adesso lo confermo. Allora, lui un bel momento, preso atto di quanto è cretino, gli è venuto un ictus. Non poteva essere diversamente. Facciamo chiudere a Marco. Marco, chiudi te. Sì, sì. Vai Marco. No, delle notizie importanti recenti, che non so se in Italia le dicono e come le dicono. Allora, innanzitutto, sull'Argentina, pochi mesi fa, l'Argentina ha rifiutato per la seconda volta una sentenza sulla causa che è emessa dal SEC, dal Security Exchange Commission, che riguardava il default del 2010. L'Argentina ha rifiutato la prima sentenza già pochi anni fa e pochi mesi fa ha rifiutato anche la seconda sentenza, perché ragazzi era veramente scandalosa, che ha fatto benissimo. E l'altra notizia invece di pochi giorni fa, che non so se ve l'hanno detta, è che finalmente l'accordo storico sul nucleare tra Iran e comunità internazionale, l'affare che Netanyahu lo definiva any deal is a bad deal, cioè ogni affare è un pessimo affare, perché non fa comodo né a lui, né all'Arabia, né all'Inghilterra, alla Francia, che perdono contratti da bilioni, e invece l'accordo finalmente è stato chiuso. E Netanyahu fa un'altra brutta figura da idiota, e se la merita con quello che ha fatto. Sì. E ragazzi, questo affare è importantissimo, perché solo nel sanitario a livello mondiale volano contratti nell'ordine dei 3.5 trilioni di US dollari, quindi è un affare importantissimo. Va bene, ragazzi, devo chiudere. Questa gente se la sta prendendo in saccoccia. Vediamo così. Lo so. Era ora, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto a tutti. Tu Marco, fate sentire allora, che c'è serio in Thailandia. No, Marco, ti aspetto ancora, Marco, mi raccomando. Un minuto. Ciao, Beppe. Intanto, ti prego. No, aspetta. Sì. Aspetta. Sì. Vince sempre più chi più crede e chi più rompa sapatino. Sa soffrire. Esatto. Beppe, mi raccomando, vista la casa di Giorgio col piccone, perché tu sai perché, vai col piccone a casa sua, perché bisogna fare restaurazione lì, dai, hai capito? Ciao Marco, a presto. Ciao Giorgio, grazie a tutti quanti, ciao.